Io siamo a Novara, siamo al Parco dei Cani. Ci stavamo facendo una domanda. Li ho contati poco fa, 9 cani. E ho contato anche 9 proprietari di cani. I cani sono qua in giro per tutto il parco. E Iro è qui vicino a me. Gli altri cani sono in giro, un po' sparsi per tutto il parco. I proprietari di tutti i cani sono seduti bellamente sulle panchine a farsi i cazzi loro. Ma io mi chiedo, se adesso, tipo, ci sono qua 2 chihuahua che filmerò poi quando esco, e ci sono altri cani qui in giro. Se qualcuno di questi cani caga, che cosa fa? Va a chiamare il padrone, gli dice che ha cagato, gli fa vedere dove, così il padrone può andare lì col sacchetto a raccoglierla. No, i padroni se ne sbattono il cazzo. Iro è qui con me, me lo tengo vicino. Attenzione, siamo in un parco. Iro, me lo tengo vicino. Senza guinzaglio. Io cammino e lui sta con me. Il punto è, siamo in un parco dei cani, ma non vuol dire che chi viene qua lo deve conciare come una latrina dei cani. Ci sono dei cestini che ha messo il comune che ha allestito il parco. Poi, per carità, l'ultima volta che è stata tagliata l'erba in sto parco erano gli anni 70. Però il punto è, proprietari di cani, se avete un cane, fate come dovrebbero fare i genitori con i bambini. Cagatevelo voi. Non lasciate in giro merda, perché la merda di cane, oltre ad essere fastidiosuccia, se viene pestata, può portare anche malattie ad altri cani. Perché se un cane ha i vermi, mangia la merda, mangia la merda di un altro cane che aveva i vermi, si passano i vermi, eccetera. Quindi, che siano bambini o che siano cani, se sono con voi, se sono vostri, cagateveli voi. Ciao, ne.